Eccoci di nuovo con le idee per giocare e adesso faremo un petardo di carta. Si avvicinano le feste natalizie e di Capodanno e le festeggeremo con questo botto realizzato con la carta. Cosa ci serve? Un foglio di carta, va bene, un foglio normale A4, anche usato, con cui realizzeremo questo gioco. Adesso vi spiego come. Prendiamo il foglio davanti a noi, lo pieghiamo a metà, in questo senso. Segniamo bene la piega, lo possiamo anche ripassare con l'unghia del pollice e poi riapriamo. Quindi lo pieghiamo a metà sull'altro lato. Segniamo bene la piega e lo riapriamo. Fatto. Adesso attenzione, dobbiamo realizzare questa piega qua. Prendiamo un angolo del foglio, lo portiamo sulla metà e segniamo questa piega. Lo stesso dalla parte opposta. In questo modo. Poi facciamo la piega anche nella parte superiore, sempre con lo stesso principio. Vediamo di farlo bene. Ripieghiamo anche in questo senso e siamo arrivati a questo punto. Adesso, utilizzando la piega che avevamo fatto in precedenza, facciamo questa operazione e andiamo a realizzare una figura geometrica che è il, bravi, trapezio, per l'esattezza un trapezio isoscele. A questo punto dobbiamo fare questa piega così. Riportiamo questo angolo verso l'alto in modo che il lato obliquo coincida con la metà. Ripetiamo la stessa operazione dall'altra parte e arriviamo a realizzare questa figura. Ora faremo questa piega qua, attenzione, questa piega così. E abbiamo pronto il nostro petardo di carta. Lo prendiamo in questo punto e per farlo scoppiare dobbiamo fare questo movimento. Alzarmi. 1, 2, 3, forte così. Fare un rapido movimento col braccio verso il basso. Ripeto. E la carta fuoriesce con forza provocando questo botto, questa esplosione. Esplosione. Ecco, così una curiosità. Esplosione deriva dal latino esplodere, che significava cacciar via battendo le mani. No? Sentite che il rumore che fanno le mani battendo è simile a quello che fa il nostro petardo di carta. Esplodere deriva a sua volta da esplaudere e plaudere significava proprio applaudire, battere le mani. Da cui esplosione che usiamo adesso per dare il nome a uno scoppio. Ecco qua. Buone feste e tutti a Capodanno col nostro petardo di carta.